Allora, questo è il prezzo al barile. 55, 60, 57, 70, 60, 50, al barile 55, 2000, scendiamo, andiamo. Negli anni, ecco, durante il periodo dell'industrializzazione, quindi anni 70, è salito, anche se è diventato il doppio. In questo storico decennale, il minimo del prezzo del petrolio è stato di 2,4 dollari, il massimo è stoccato a 11,20 al barile. Qua stiamo parlando al barile. Quindi, c'è stato dagli anni 70 dell'industrializzazione 1, 2, 3, 4 volte al barile è raddoppiato, è triplicato al barile. Se noi scendiamo negli anni precedenti, 78, 80, 76, quindi rientra comunque. Si è fissato quasi il doppio, vedi qua, una tacchetta, una tacchetta. Si è fissato quasi il doppio, ma stiamo parlando di un prodotto al barile, per poi rimanere in questa variante. Ecco, quello che succede nel litro, non al barile, ma al litro, è questo. Cioè schizza fuori dalle orbite, perché non solo è al litro, quindi non è a barile, quindi schizza, si moltiplica all'ennesima. In più, non siamo più in lire, ma siamo nei millesimi, quindi cambiando i centesimi, il centesimo, rapportandosi al centesimo, che prima era 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro, 1,60 euro, 2 euro, 2,10 euro, non si parla più di lire. Quindi se voi lo chiamate a posto di euro, lo chiamate il soldo, ma viene fissato come l'unità 1, viene fissato come 10 euro, è uguale a un soldo, tutto questo sale all'ennesima potenza. Quindi già con la lira era schizzato già qua sopra, perché si parla di litro. Se poi lo chiamate un soldo, cioè che vale 10 euro, ma la misurate a milligrammo, al millilitro, scusate, al millilitro, e non più al litro e non più a barile, qua altro che alieni, qua si parte a... Quindi già è schizzato fuori, questo bisogna capirlo, oltre al fatto che questa è tutta comunque carta straccia, perché è carta straccia? Perché prima ancora un certo Ford, insieme ad altri sicuramente, aveva fatto il biocombustibile. Il biocombustibile basterebbe per non lasciare a piedi gli industriali e quindi fare un'altra volta una guerra, basterebbe introdurre gli additivi, i catalizzatori e fino alle macchine degli anni 2000, di qualche anno fa, certamente con i motori Fire, con i motori... Sarebbero potuti andare perché andavano col motore, potevano andare anche con le macchine degli anni 60, degli anni 70. Quindi, a posto, che cosa hanno fatto? A posto di investire sulla tecnologia e sulla ricerca migliore che ci potesse essere, hanno, però che non gli sarebbe convenuto, perché chiunque avrebbe potuto prodursi del biocombustibile negli anni, cioè se la ricerca è stata fatta negli anni 50, già nel 2000 chiunque di buona volontà avrebbe potuto prodursi del biocombustibile, un po' come succede con lo spirito, con l'alcol, con queste cose, però fanno male al motore. E comunque avrebbero avuto la petrolchimica, quindi l'aggiunta di soli 100 mg per litro. Quindi un pieno sarebbe costato a ogni persona 10 di una macchina comune, 10. 20 soldi, 10 soldi, 10 euro, 10 lire, insomma 10.000 lire,
sarebbe potuto costare quanto costa un piatto di pasta e un piatto di carne, quanto dovrebbe costare un piatto di pasta e un piatto di carne all'insalatina, con l'aggiunta dell'additivo, non quanto costano ormai il prezzo di un pieno. Fra un pochettino costa quanto 2, 3, 4 posti a sedere in un self-service, in una trattoria. Perché è completamente lievitato, perché cambiano l'X, Y e Z, cambiano le coordinate. Non è più, non si parte più di barili, ma si parla di litri, non si parla più di lire, ma si parla di euro, quindi si centuplica il coso. E in più, se lo chiamate soldo, quindi che ci vogliono 10 euro per fare un soldo, ancora schizza ancora più in alto, quindi è tutto dipende dalle coordinate x, y, z. In più c'è l'aggiunta delle tasse, delle guerre, le accise, quelle che chiamate tutte tasse, guerre, insomma dei debiti a risucchiamento, quindi magari non voluti, non necessari, che però sono stati infilati in queste cose qua. Questo è quello che. Quindi, a posto di dire lasciamo, andiamo, scaviamo con i denti, con le unghie, il sottosuolo, camminiamo a piedi scalzi, scivolando sui calli, o usando i calli come grappling. È giusto sia camminare a piedi che camminare in bicicletta, che camminare con mezzi elettrici, che camminare con mezzi termici, però tutto questo si dovrebbe fare non a favore dei leccamenti di buchi di culo del potere. E questo è il solito discorso della gente polarizzata, le persone polarizzate. Non sapete voi, gente, quanto potreste valere, perché tutti potrebbero saper fare qualcosa di migliore. E invece ancora siete lì con le teste di Pompetta.